L'SKF Valchisone si fa in tre. La società villarese di Hockey Prato, la più vincente d'Italia a livello giovanile, ha deciso di distribuire la mole di lavoro aumentata con le necessità impellenti legate alla crescita di questa realtà, istituendo tre distinte società che si occuperanno rispettivamente del settore maschile, settore femminile e della scuola hockey, pur rimanendo sempre nell'ambito della grande famiglia nata nel 2006. La nuova struttura societaria è stata presentata venerdì 24 settembre presso l'impianto sportivo Sandro Michelonet. Noi ci siamo ritrovati con una burocrazia sempre maggiore, e quindi un conto era quando partivamo con semplicemente una squadra di ragazzi, e eravamo una squadretta maschile e una femminile. Ormai abbiamo fatto pressoché quasi tutte le categorie maschili, tutte le categorie femminili. Abbiamo da ampliare il lavoro nelle scuole perché ci sono degli ottimi progetti, e quindi ci siamo ritrovati obbligati, anche appunto perché è aumentata la burocrazia, ad essere più duttili, nel senso abbiamo creato tre società in cui la sinergia deve sempre insieme, però fa sì che ogni società impegna per le sue capacità. Quindi la scuola hockey si provvederà a lavorare bene nel progetto scuola, che abbiamo parecchie cose, ci sono anche dei contributi da parte del CONI, quindi ti consente di avere anche un pseudo lavoro per gli istruttori, da cui si spera di attingere tanti ragazzi per le due società, che si sono diametralmente divise ma sono sempre sotto un'unica bandiera e anche società, che sono sia maschile che femminile. L'obiettivo nostro è far crescere tutte le ragazze, cercare di creare un bel gruppo come è stato i ragazzi, sicuramente. Allora, buonasera, è una cosa che riusciremo a fare con un po' di tempo. L'avviamento dell'hockey tra le leve più giovani è stata affidata alla presidenza di Laura Fassina, che, da sempre attiva in società, ha visto crescere quella che oggi rappresenta l'ossatura della prima squadra. La neonata società è stata intitolata Silvana Ughetto, giocatrice prima e allenatrice poi, prematuramente scomparsa, che ha lasciato il segno. Sono molto emozionata, molto onorata, perché Silvana era una mia carissima amica e, oltre a essere naturalmente un'atleta eccezionale, è stata un'allenatrice, un'insegnante che ha formato tantissimi ragazzi e tantissime ragazze, e quindi sono molto felice che finalmente abbiamo onorato, insomma, il suo lavoro, la sua persona, che insomma ha fatto tantissimo per l'hockey, e oltre ad essere appunto la mia carissima amica. Quindi sono veramente molto emozionata e molto felice. Dico sempre ai bimbi, prima cosa è il rispetto. Rispetto per tutti, per i compagni, per l'altra squadra, per gli arbitri, per gli allenatori, rispetto per le altre persone. Quello secondo me è fondamentale, e spero che nel nostro ambiente questo rispetto sia sempre presente. Per diventare definitivamente grandi, però, manca ancora un tassello. È il rifacimento del manto erboso, ormai vetusto, che rappresenta in questo momento un limite per una delle società più prestigiose a livello nazionale in questa disciplina. Ma ormai dovrebbe essere soltanto questione di tempo. Pur si è tenuto benissimo, ha 27 anni ed è decisamente vetusto, questa superficie con la sabbia che non ti consente più di giocare, e soprattutto non è più consentito per a un certo livello. Oltretutto, dal prossimo anno verrà il campionato, viene anche modificato, ci sarà una Superliga 8 squadre in cui noi speriamo di rientrarci, che un altro degli obiettivi di questa stagione. Il problema è che per poter giocare in Super League devi avere un manto di ultima generazione, e questo attualmente non lo è, e quindi ci crediamo fermamente che rientri negli obiettivi della prossima stagione, anche da parte del comune, della regione e della federazione, perché sicuramente è un vanto per la federazione avere un campo nuovo ad alto livello. È un vanto per Villar, perché comunque Villar ti consentirà avere anche del turismo per organizzare tornei internazionali, e la regione, come ci ha detto prima l'assessore che si candida ad essere regione dello sport, speriamo che anche noi possiamo dare il nostro piccolo contributo.